Buongiorno carissime sorelle e fratelli camparisti, oggi 30 maggio 2023, sono le 9.10 e già mi sono svegliato, ho fatto colazione in camper e stamattina ho mangiato un omogenizzato e uno yogurt e un bel caffè, così sono a posto, che sai come le davo avanti per tutto, cerco di mantenersi con la forma e col peso, spero, non so. Comunque più tardi faccio un po' di ginnastica, qui in cambio degli attrezzi, a molla, ad elastici e così mi cerco di mantenermi tonificato. Tra qualche giorno saremo alla fiera del fitness, giorno 1 esattamente entreremo, ma oggi che è il 30 e siamo a circa 200 km scarsi da Cattolica, andremo, come già abbiamo detto, faremo una tappa, una prima tappa, cioè a dire al... scusate, all'acquario di Cattolica, che già abbiamo visto, ma che fa molto piacere tornarci. Ora ricordo ci dovrebbe essere un parcheggio dedicato anche al camper, perché ci ho parcheggiato, però non ricordo se ha dei servizi o meno. Comunque andremo via da qui, da un altro rifornimento, insomma prima di arrivare faremo il pieno dell'acqua e scaricheremo tutto quello che ci sarà da scaricare. Naturalmente, quindi vi raccomando, mai scarico selvaggio, non ci facciamo cacciare via, già basta per quei pochi che ci fanno ghettizzare tutta la categoria, per cui scaricare negli appositi luoghi destinati proprio a questa attività di carico e scarico nel camper. Detto questo, vedo, giro la telecamera, mi spiace che per quello che può venire, vedete c'è il mare, che andando verso nord, verso Rimini, a me viene sulla destra. Certo, io sono saturo di mare, cioè nel senso che venendo da Siracusa, dalla Sicilia, lì da noi il mare si può dire che lo guardo dalla mattina alla sera, però la cosa più bella che a me piace quando sono in autostrada, oltre a dormire e sentirmi libero, sono gli autotreni, ragazzi. Io starei giornate intere, di modo di sera, quando sono tutti belli illuminati, a guardare il movimento degli autotreni. Per me è qualcosa di bellissimo, di spettacolare. Guardate, cioè io quando li vedo comprendo e capisco, come ho detto nel video precedente, che se non facessi il lavoro che faccio farei sicuramente l'autotrenista, anche perché, ripeto, per me l'uscita con il camper, l'uscita con il camper, a parte quello che uno può visitare, è quello di guidare. A me piace tantissimo guidare, svegliarmi la mattina in camper, svegliarmi libero come adesso, fare colazione in camper e più che altro il caffettino in camper. Per cui a questo punto, che volete che vi dica? Con le mie spalle Gigetto, l'amato Gigetto, io vi auguro una buona giornata, appena arriveremo all'acquario di Cattolica faremo un altro bel video. Intanto ciao a tutti carissime sorelle e fratelli camperisti e viva sempre la fratellanza fra camperisti, non dimenticatelo mai, ci siete voi aiutare sia fra camperisti e se si deve aiutare nel mondo, perché viva la pace nel mondo. Ciao.